Buona domenica ragazzi, ben trovati, buon fine settimana a questo punto, buon fine settimana. Ci vediamo per la nostra rasatura allora, confinatura, più che rasatura, confinatura della barba. Ci sono diversi prodotti da vedere. Oggi è una puntata che ho improntato più che altro sulla regina che è mancata. Io sono un estimatore della regina, quindi tutto ciò che è britannico, insomma, in qualche modo mi ha un po' ferito questa mancanza della regina. E figuratevi che io sono qui in Italia, ma figuratevi nel Regno Unito come può essere questa mancanza. Quindi oggi una puntata con prodotti made in England, made non solo England, comunque non solo in Inghilterra, ma anche in tutto il Regno Unito. Vado ad utilizzare un rasoio che da qualche anno non prendevo in mano, è un Edwin Jagger Barley Gold, è bellissimo, uno dei rasoi di Edwin Jagger più belli mai costruiti, insomma. Guardate cos'è questo rasoio, è fantastico, questo è bellissimo veramente, stupendo. Poi ci sono le Feather in versione black, eh? Niente, armiamolo subito allora questo Edwin Jagger Barley Gold. Questa è una doratura non è vernice, è proprio una doratura gold. Vado a scartare un pacchetto nuovo di Feather Black. Sono uguali alle Feather quelle con la cartina gialla, non cambia nulla, cambia solo la confezione. C'è un cielo strano perché comunque è quasi un cielo britannico, è misto a sole, nuvole. Guardate la bellezza di questo Barley Gold, Edwin Jagger, pezzo raro direi, e anche di rara bellezza, eh? E sono pezzi che comunque vanno acquistati con consapevolezza, non è che uno lo può acquistare, perché comunque il rasoio così non viene percepito comunque sempre ai massimi livelli, no? Per qualcuno magari il rasoio placcato oro
può essere visto come una, non lo so, come una indelicatezza, insomma. Bisogna vedere. Per me è un rasoio stupendo. Oggi ho improntato tutto sul Regno Unito. Abbiamo anche il pennello è uno Shave Mac 173 Silver Tip che avevo fatto fare 5-6 anni fa. Silver Tip, questo è Germany. Pennello fantastico, Silver Tip, eccezionale. Guardate che bulbo, pazzesco questo 173. Però tutto il resto, per esempio, abbiamo il sapone, l'hard soap in ciotola di Harris Harlington, fantastico questo. Sapone di rara fattura. Oggi sarà una confinatura della barba eccellente. Miriamo all'eccellenza tutti. E volevo dare appunto questo saluto, questo riguardo alla regina. Magari a qualcuno non interessa, per carità, perché comunque bisogna stare sempre attenti nei video, a che cosa si dice, che cosa si fa, no? Si può ledere qualcuno, ci sono delle correnti di pensiero, ma non importa. Credo l'importante sia poi alla fine. Fare un video che una persona piaccia, no? Fare quel genere di comunicazione, ecco. Rasoio armato e siamo pronti anche con il montaggio. Metto qualche goccia all'interno sulla superficie della ciotola della bowl di Harris. Qualche goccia d'acqua e siamo pronti per andare. Poi ci facciamo anche lo shampoo. Guardate che c'è lo shampoo nuovo Seven Potions, devo ancora aprirlo. Vado a farmi il caffè a questo punto. Abbiamo Illy Caffè, quindi intenso. Questo me l'avevo già presentato, l'intenso. E adesso vado a farmelo. Apro la confezione, che io preferisco le confezioni singole, però anche questa come fragranza non è che si mantenga male assolutamente. Basta chiuderla. Questa è utile per chi magari vuole bere 2-3 caffè al giorno, non è male. Come me, per esempio, vado io. Momento silenzioso quando si prepara il caffè proprio per stare a sentire quando scende. È un tempo strano, climatico intendo.
La barba sta continuando comunque a crescere a questo punto. Credo che continuerà perché prima dell'estate ero intervenuto col barbiere, però era andato un po' troppo in profondità, insomma. Shave Mac 173 che metto a bagno giusto qualche secondo perché l'ho già messo a bagno questa mattina, anzi questa mattina, questa notte, e poi l'ho tolto dall'acqua, ma non è necessaria una grossa immersione. Va bene così. Tanto che preparo il sapone, bastano pochi secondi perché era già stato messo a bagno, quindi il rasoio l'ho armato. La luce? Com'è la luce? Basta, sono pronto allora io. Vado con il montaggio. Shave Mac 173 Silver Tip. Soap di Harris Harlington. Wet shaving puro, quindi. Qui siamo ai massimi livelli per quanto riguarda Made in England. Ma diciamo che non solo Made in England, perché Shave Mac 173 non è Made in England. Ma le profumazioni, comunque i saponi, aftershave. Dopo abbiamo anche un post-shave di grande livello che vediamo, che avete visto nella locandina. Abbiamo Harris Windsor. Vado allora con questo Edwin Jagger Barley Gold. Thank you.
Federer e la lama. Sto portando via la barba sul confine con estrema delicatezza. Ma per godermi appieno questa rifinitura. Perché è importante poi alla fine goderne appieno, eh. Anzi, mi devo anche risciacquare. Per avere un maggiore scorrimento della lama. E uno dice: ma che cosa sta facendo di lernia? I profumi si sprecano quasi per eleganza, per manifattura. Grande, gran sapone di Arealis. Guardate che precisione questo Edwin Jagger, Edwin Jagger. Barley Gold. Grazie.
Silvertip che si è praticamente mangiato tutto il sapone, ma è normale. È normale col tasso avere questo riscontro perché allora cercherò di non scendere troppo sulle linee di confine. Sulle, sotto le linee di confine. Questo è il risultato che voglio ottenere. Basta così. Mi fermo. E mi vado a risciacquare il viso finalmente. Rimettiamo un po' di soap all'interno della barba per iniziare a massaggiarla per lo shampoo. Oggi abbiamo 7 potions. Intanto vado a risciacquare il Silvertip Shave Mac. La rasatura tradizionale è assolutamente un rito, non è niente di come si dice, non è che sia migliore delle altre, eh. Ne parleremo mercoledì di questo argomento. Non è funzionale la rasatura tradizionale, è un rito che ci concediamo, insomma. Di funzionale c'è ben altro. Di Harris vado a risciacquare la confezione. Ma poco però, eh. Vedete quanti passaggi bisogna fare. Allora, vado a bagnarmi la barba. Che splendidi prodotti comunque.
sono veramente eccellenti. Vi parliamo di eccellenza, eh? Allora, mi metto gli occhiali solo perché per vedere un po' meglio. Allora, shampoo, sperando di riuscire ad aprirlo, perché ecco qua, ce l'ho fatta. Seven Potion. Gli shampoo da barba sono buonissimi. Proporzione classica di Seven Potion. Quindi abbiamo i sentori di agrume, di legno, di pelle. Che prodotti, ragazzi. Si massaggia e la barba risulta veramente corposa. Mamma mia, veramente buono questo Seven Potion. Quando la rasatura tradizionale, il wet shaving, diventa veramente un rito. Mi ricordo quando mi radevo completamente. Secondo me, che ricordi, non avevo queste soddisfazioni che ho oggi. Sì, lo so, starete male a sentire queste cose, però è la verità.
La crescita della barba mi sta dando più soddisfazione. Lo so, sentirselo dire fa male, eh. Questa barba così morbida, così ben confinata, guardate che roba, anche con le feather comunque si ha questo riscontro così piacevole. Mettiamo adesso il balsamo Seven Potion che abbiamo già visto ieri, l'ho messo in frigorifero perché si era un po'. Fuori dal frigo con la temperatura si era un po' sciolto e io lo preferisco un po' più sodo, no? Lo vado a prendere in lieve quantità, lo scaldo Che cos'è questa profumazione? Fantastica. Beh, ragazzi, questi prodotti sono veramente l'eccellenza della rasatura, e come vedete, non è che li producono per la rasatura integrale, sono prodotti per la cura della barba, per la cura dell'uomo. Fantastico anche questo balsamo Seven Potion, Seven Potions. Cosa mi manca a questo punto? Mi manca una spazzolata alla barba, aspettiamo un attimo prima di darla, aspettiamo l'assorbimento del balsamo Seven Potions. Mi sa che lo rimetto in frigo perché è meglio averlo fresco. Intanto vado a prendere la spazzola. Ecco, l'immancabile momento della colonia di Harris, allora di Harris Windsor, questo è uno fra i top, è veramente tra i top. Mamma mia, che profumazione, ragazzi. Nella rasatura tradizionale i prodotti si dividono in due. Allora, da una parte ci sono i prodotti inglesi, eh? Da una parte ci sono i prodotti inglesi, dall'altra tutti gli altri. Dispiace, la rasatura tradizionale. Con la rasatura tradizionale gli inglesi dettano legge da centinaia d'anni, da almeno più di 100 anni sicuramente. Mamma mia.
tanta roba. Inglesi, lame, saponi, aftershave, imitati in tutto il mondo per fragranze, per stile, tanta roba è il prodotto britannico. Bravi. Guardate il post cura della barba. Seven Potion, sempre con la spazzola vado a dare una forma più definita. Ragazzi, siamo ai massimi livelli con i prodotti. Io no, cioè, non guardate me. Profumazioni top, post shave, post confinatura top, cura della barba veramente sublime, non posso chiedere di meglio, Allora posso andare nell'oculo, allora finalmente abbiamo finito insieme i confini. Chiedo scusa, ho dovuto togliere il video della settimana scorsa, mi sono autocensurato, diciamo, ho subito un attacco da una persona del canale o comunque esterna al canale per il fatto, per aver parlato in modo, si trattava di satira, il mio scorso video l'ho dovuto togliere. Alla fine mi sono autocensurato perché sono stato bersagliato fino a martedì, cioè da domenica a martedì, quindi mi sono deciso a togliere il video per dei messaggi veramente cattivi. Per aver difeso comunque un utente del canale, perché era stato attaccato da questa persona. Perché avevo detto che comunque, vabbè, non mi voglio ripetere, comunque mi scuso perché ho dovuto togliere il video, magari c'era qualche utente che voleva ancora vederlo. Pensate che comunque un video costa 3, 4, 5 ore di lavoro tra il caricamento, tra metterlo in produzione, girarlo, eccetera eccetera. Vabbè, sono stato preso di mira da questa persona, me ne ha dette di tutti i colori, per scritte anche pubblicamente, l'ho offeso, il canale è in declino, ha detto, il tuo canale è in declino, oramai si sa, il mondo dello spettacolo è così, sei andato dalle stelle alle stalle, pensate, ha scritto, cioè sono messaggi che comunque ho salvato. Qualsiasi cosa io dica, voi pecoroni mi seguite, così ha detto lui, cioè non so, e che io non so, se non sono in grado di sostenere un contraddittorio, allora va bene, allora d'accordo, che ho offeso la sua, lui non ha offeso, ho offeso perché ho parlato male, io parlavo male di una categoria di persone che ci sono sui social. Forse il mio errore è stato quello di generalizzare un po' troppo. Pensate che ci sono persone che addirittura sono contente della scomparsa della regina. Cioè, addirittura ho visto un video di persone, un centinaio di persone che dicevano evviva
che la regina non ci sia più. Cioè, pensate, che dicevano che questa donna fosse un rettile, vi rendete conto come siamo messi? Cioè, siamo ai livelli che stiamo pensando che tipo. Cioè, su questa terra ci sono persone che pensano che la terra sia piatta, no? Che la luna sia un satellite metallico costruito. Cioè, ma come possiamo pensare di mettere in discussione senza delle prove scientifiche quello che hanno detto degli scientifici, cioè degli scientifici, comunque delle persone che hanno una parola in merito. Cioè, incredibile, ragazzi, questa cosa qui. Vabbè, comunque io ho tolto il video e basta, mi sono privato vi ho privato della scorsa produzione video, mi scuso, cosa dovevo fare? Se ero bersagliato, ho dovuto bloccare questa persona che comunque insistentemente continuava a scrivere con offese, con eccetera, eccetera. E nulla, si va avanti, the show must go on, quindi. Ci vediamo, ringrazio per la partecipazione nella chat e per la visione. Noi ci vediamo mercoledì per una puntata sulla rasatura contemporanea e vedremo alcuni aspetti. Bellissima la barba, ottimi prodotti. Un saluto a questo punto a tutto il popolo britannico da parte mia e anche da parte del canale e alla regina mancata. Vi abbraccio tutti e vi auguro buona domenica. Ciao ragazzi. 1, 2, 3.